tumore al seno è una trasformazione maligna, una degenerazione di alcune cellule del seno in senso neoplastico. Queste cellule crescono in modo autonomo, autosufficiente, non sono controllate e possono dare invasione di organi vicini o anche lesioni, malattie a distanza, allora parliamo di metastasi. È un tumore molto frequente, in Alto Adige registriamo ogni anno circa 380 casi nuovi di tumore della mammella. La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle donne sopravvive a questa malattia. A 5 anni circa l'85% delle donne risulta essere sana e libera da malattie. I sintomi sono diversi. Un'alterazione della forma, delle dimensioni del seno, un'alterazione, una modifica della pelle del seno. Importante anche osservare il capezzolo. Ci può essere una secrezione, che può essere di sangue o anche di altri liquidi, che è sempre un campanello d'allarme. Il riscontro di noduli, di alterazioni della consistenza del seno, è un segnale importante che deve fare sempre andare la paziente dal proprio medico, come anche il riscontro di noduli sotto l'ascella, di linfonodi aumentati. Sì, questo è il nostro obiettivo, di arrivare sempre a una diagnosi precoce. Importante la collaborazione della paziente, una volta al mese almeno. La donna deve sentire, autopalpare il proprio seno. È ovvio che i tumori piccoli possiamo trovarli solo con l'aiuto della radiologia e qui due esami sono particolarmente importanti. La mammografia, che usa radiazioni, raggi X, per trovare microcalcificazioni o noduli, e l'ecografia, che invece impiega ultrasuoni. In casi particolari si può ricorrere a esami di approfondimento come la tomosintesi o la risonanza magnetica. L'ultima parola spetta alla cosiddetta biopsia con un ago. Attraverso la pelle, viene prelevato un frammento, un frustolo del tessuto sospetto. Poi il patologo lo studierà al microscopio e ci darà una diagnosi di sicurezza e anche già delle informazioni sulla prognosi di questa malattia. La cura può richiedere essenzialmente cinque armi. La prima è la chirurgia, si tende sempre a conservare il seno se possibile. Se è necessario viene asportata tutta la ghiandola e, se possibile, ricostruita. Poi ci può essere la necessità della radioterapia, che è un trattamento locale e viene eseguito normalmente dopo la conservazione del seno e a volte anche dopo aver asportato tutto il seno. Molto importante anche la chemioterapia, che può essere necessaria prima o dopo. La chirurgia è un trattamento sistemico, cioè raggiunge tutte le parti del corpo. Altre armi sono la terapia ormonale, che viene prescritta in caso di positività del tumore ai cosiddetti recettori per gli ormoni femminili. È una terapia che normalmente dura diversi anni. E per ultimo, ma non per importanza, le nuove terapie biologiche, come per esempio gli anticorpi. Sì, il tumore del seno può colpire anche l'uomo. Ogni anno in ambulatorio troviamo circa uno o due uomini con tumore della mammella. Questo vuol dire che su circa 100 donne un uomo può sviluppare un tumore del seno. Normalmente si presentano in stadio un po' più tardivo perché non esiste un programma di screening come per le donne.
Però a parità di stadio la terapia e la sopravvivenza sono similari come nelle donne. La maggior parte dei tumori al seno sono forme sporadiche, cioè non sono legate, per quanto sappiamo attualmente, a una trasmissione genetica. Circa un 10-15% invece è legato a una ereditarietà. I geni più studiati, più famosi sono il BRCA1 e BRCA2, che sono responsabili di circa un terzo di queste malattie tumorali ereditarie. È importante che una donna affetta da questa mutazione sia informata del rischio di avere un tumore della mammella che si aggira dal 40 all'80% durante l'arco della sua vita. Queste donne purtroppo hanno anche un rischio elevato di sviluppare un tumore alle ovaie, e il rischio qui si stima attorno al 20-40%. Dopo le cure per il tumore della mammella è possibile ancora avere figli. Alcune forme di chemioterapia o anche di terapia ormonale riducono la possibilità di avere prole, però noi abbiamo anche delle armi per preservare la fertilità delle donne. Essenzialmente si parla di conservazione degli ovociti o anche di protezione farmacologica degli ovociti. La buona notizia anche qui è che la gravidanza non influisce sul decorso della malattia e che normalmente, dopo un adeguato periodo di pausa dalla fine della chemioterapia, si parla di almeno un anno e di almeno 3 mesi per quanto riguarda l'ormonoterapia, anche la prole, il nascituro, è sano, anche se mediamente ha un peso inferiore ai bambini nati senza una storia di chemioterapia o di ormonoterapia.